I cookie, quei file che durante la navigazione sul web memorizzano le nostre informazioni personali, sono pericolosi per la nostra vita privata? C'è la possibilità di tutelare i dati sensibili? La risposta la dà il garante della privacy in un video autoprodotto e a costo zero postato su YouTube con l'obiettivo di sensibilizzare l'utenza mentre naviga in internet. I cookie sono informazioni che un server può inviare al tuo PC, smartphone o tablet quando visiti un sito web o utilizzi un social network. Lo stesso server che li ha trasmessi poi può leggere e registrare i cookie che si trovano nel tuo PC, smartphone o tablet per ottenere informazioni di vario tipo. I cookie hanno funzioni diverse. In molti casi sono utili. In altri casi, invece, i cookie sono utilizzati per monitorare gli utenti durante la navigazione. Questi cookie, che sono detti di profilazione, registrano informazioni su ciò che compri o potresti voler comprare, analizzando le tue letture, i tuoi hobby, i tuoi viaggi. In questo modo offrono informazioni per personalizzare la pubblicità che ti viene inviata sulla base dei tuoi gusti, stili di vita e preferenze. Così i cookie che scarichi sul tuo PC, smartphone o tablet possono essere letti anche da altri soggetti, e senza che tu te ne accorga. Parliamo in questi casi dei cosiddetti cookie terze parti, utilizzati per scopi di profilazione. Considerato quanto i cookie di profilazione invadono la sfera privata degli utenti e visto che attraverso di essi è possibile raccogliere moltissimi dati personali, anche di natura sensibile, la normativa europea e italiana prevedono che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso di tali cookie e che debba esprimere il proprio consenso preventivo. Anche il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato del tema. Con il provvedimento dell'8 maggio 2014, l'autorità ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web che usa cookie di profilazione, deve comparire un banner ben visibile in cui sia indicato chiaramente che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati, che il sito consente l'uso di cookie terze parti, un link a un'informativa più ampia, e l'indicazione che proseguendo nella navigazione si presta il consenso all'uso dei cookie. Ogni utente del web, poi, può segnalare all'autorità eventuali violazioni. Ricorda però che volendo hai anche altre opzioni per navigare senza cookie. Puoi bloccare i cookie terze parti che non sono indispensabili per la navigazione attraverso apposite funzioni del browser. Puoi attivare l'opzione Do Not Track, presente nella maggior parte dei browser. Puoi attivare modalità di navigazione anonima. Inoltre, puoi sempre contattare l'URP del Garante per domande e richieste di chiarimento.